Il primo tratto caratterizzante della parabola esistenziale e artistica di Leopardi è la presenza costante della malattia, l'inferiorità fisica del poeta, che attirò già l'attenzione malevola dei contemporanei. È in realtà il primo condizionamento di cui egli sperimenta la rigidità e con cui si misura. Leopardi cerca tuttavia di trasformare l'esperienza personale in uno strumento di conoscenza della generale condizione umana. La malattia, pur essendo indubbiamente un forte limite fisico, dette a Leopardi una coscienza particolarmente precoce ed acuta del pesante condizionamento che la natura esercita sull'uomo, dell'infelicità dell'uomo come essere fisico. Il secondo tratto distintivo della figura di Leopardi è l'isolamento provinciale. Recanati è un remoto borgo della Marca Pontificia, provincia arretrata di uno dei luoghi d'Europa meno inclini ad accogliere lo spirito dei tempi nuovi. Uno stato dove ancora l'antico regime è ben saldo, anzi innestato su basi teocratiche. Lo stato della Chiesa. A Recanati i fermenti della nascente civiltà borghese arrivano attutiti. Le innovazioni della rivoluzione industriale sono del tutto assenti. I giornali o gazzette, che ormai circolano diffusamente a Firenze, a Milano e in altre grandi città, sono qui merce rara. Il terzo elemento distintivo è dato dalla formazione culturale di Leopardi, che è essenzialmente autonoma. Chiuso nella biblioteca paterna, considerevole in quell'angolo di mondo per i suoi 14.000 volumi, Leopardi fa letture enciclopediche e studia le lingue antiche, il latino, il greco, l'ebraico e le lingue moderne. Il quarto e ultimo tratto caratterizzante è dato dalla sostanziale estraneità di Leopardi rispetto al quadro del Risorgimento italiano e al programma culturale in cui erano impegnati gli intellettuali dell'epoca, soprattutto in Lombardia e Toscana. Essi erano sensibili alle istanze di rinnovamento del romanticismo europeo e si facevano promotori del processo di modernizzazione dell'Italia anche sul piano scientifico e tecnologico. Leopardi non era affatto indifferente alle vicende del suo tempo, anzi, egli prese parte al dibattito tra i difensori della cultura classica e gli intellettuali che, invece, sostenevano la necessità di una maggiore apertura alle forme più moderne della letteratura europea e in particolare del romanticismo. Manifestò interesse per la causa dell'Unità d'Italia, come documentano alcune canzoni di argomento civile e patriottico. Ciò nonostante, Leopardi rimase sostanzialmente estraneo rispetto alla mentalità dell'epoca, improntata alla fiducia ottimistica nel progresso scientifico-tecnologico e a una concezione della letteratura e più in generale della conoscenza finalizzata all'utile. Lo spirito polemico e ironico di Leopardi contro il facile ottimismo della sua epoca si coglie molto bene nella prefazione della rivista Lo Spettatore Fiorentino, che il poeta avrebbe voluto pubblicare in polemica con l'antologia di Vieussé. Giornale non letterario, non filosofico, non politico, non storico, non di mode, non di arti e mestieri, non di invenzioni e scoperte e via discorrendo. Noi non miriamo né all'aumento dell'industria, né al miglioramento degli ordini sociali, né al perfezionamento dell'uomo. Confessiamo schiettamente che il nostro giornale non avrà nessuna utilità e crediamo ragionevole che in un secolo in cui tutti i libri, tutti i pezzi di carta stampata, tutti i fogliolini di visita sono utili, venga fuori finalmente un giornale che faccia professione d'essere inutile. Il nostro scopo, dunque, non è giovare al mondo, ma dilettare quei pochi che leggeranno. La nostra privata opinione è che il dilettevole sia più utile che l'utile. Noi abbiamo torto, certamente, poiché il secolo crede il contrario. Mamma na. Mamma na. Mamma na.